Amici, bentrovati a una nuova puntata di Salva una console. Era un po' che non mi capitava una buona occasione, soprattutto sugli annunci di Subito.it o Kijiji, e in questo caso mi sono ritrovato questa PS1 che era da un po' che tenevo sotto controllo. Infatti il venditore l'aveva inizialmente messa in vendita alla cifra di 40 euro. Dai dai dai, ha passato praticamente tutta l'estate a calare di 5 euro al mese finché non l'ho vista messa a 20 euro. Dopodiché ho immediatamente chiamato, era ancora in venduta e me la sono accaparrata io, appunto per la splendida, devo dire, cifra di 20 euro. La scatola è in condizioni ottime, vediamo un po' com'è ridotta internamente. Con piacere noto che c'è il polistirolo, purtroppo non vedo il manuale, una memory card originale, una memory card clonata da Omega in pessime condizioni e poi abbiamo il suo cavo video, il controller e dovrebbe esserci anche, spero, l'alimentatore. Sì, infatti c'è il suo alimentatore. La console dovrebbe essere in ottime condizioni estetiche, stando a quello che ha detto il ragazzo, quindi vediamo immediatamente. E invece ha bisogno di una bella pulita perché indubbiamente ha dei vistosi segni di usura ed è abbastanza sporca. Sarà interessante testarla perché mi ha assicurato che ha la modifica ed è una cosa che può far sempre comodo. Dunque, facciamo un veloce test dell'accensione. Il controller è in belle condizioni, però il ragazzo mi ha detto che probabilmente ha qualche difetto o nei tasti o nei pomelli analogici. E la console, come vi dicevo prima, è da pulire, però per quel che riguarda il funzionamento meccanico dello sportellino funziona benissimo. Il cavo video sembra praticamente nuovo, sembra che non l'abbia neanche mai utilizzato. Forse aveva comprato un cavo RGB perché anche l'adattatore SCART praticamente è ancora sigillato. Andiamo di accensione. Perfetto, direi che ci siamo. Giusto un'occhiata dentro la memory card se c'è ancora qualcosa, già per vedere un po' che cosa amava giocare. Eh sì, ci sono un po' di salvataggi. Final Fantasy è immancabile. Si vede. Sì, si vede. Ok, prendiamo un paio di giochi, uno originale e uno backuppato e controlliamo un po' come funziona il tutto. Per il nostro test ho scelto, per quel che riguarda i giochi originali PAL, il bellissimo Wild 9 e mi sono fatto in 448 una copia di In the Hunt, che dopo andrò naturalmente a tirare via, per quel che riguarda le invece copie di backup. Cominciamo proprio con In the Hunt. Ci mette un bel po' e macina tantissimo. Ho paura che la modifica abbia fatto il suo corso. Direi di chiudere il discorso PS1 modificata perché il gioco copiato non è assolutamente partito. Proviamo a vedere se siamo più fortunati con il gioco originale, sperando che la eventuale modifica che era stata inserita non abbia danneggiato anche la meccanica o la lente della console per quel che riguarda la lettura dei giochi originali. No? La letta alla prima, perfetto. Sembra che la lente funzioni perfettamente con i giochi originali. Benissimo, il gioco è partito, diamo un'occhiata un po' ai comandi, ma sembra che funzionino perfettamente.
Ok, basta, direi che controller e console sono in ottime condizioni, purtroppo non c'è la modifica. Wild 9 è un bellissimo gioco e sicuramente finito questo video mi ci dedicherò un po'. Una bella pulizia ha portato giovamenti sia sotto il punto di vista estetico ma anche indubbiamente igienico alla console. Mi dispiace perché alcuni segni non sono riuscito a portarli via, come queste macchioline, segni di pennarello, qui addirittura anche un po' scorticato. Vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi ricordo di stare sempre allerta perché l'affare, come potete vedere, è sempre dietro l'angolo. Quindi occhio agli annunci, occhio ai mercatini, alle sagre di paese, eccetera, eccetera. Meglio che un oggetto del genere, come in generale qualsiasi retro console o retro game, finisca nelle mani di un appassionato che sa quanta emozione e quanto valore può avere una cosa del genere, piuttosto che nelle mani di uno speculatore o del classico ignorante che non sa assolutamente che cosa farsene. Ciao a tutti e alla prossima puntata!